E notizia dell'altro giorno che il 27 maggio 2020 la Wizard scancellerà con un solo grande e rapido colpo di gomma tutto il sistema dei Planeswalker Point, rimuovendo, cancellando del tutto praticamente quello che è il loro sito e tutti i dati collegati ai vari account. Questo cosa comporta? Secondo l'articolo, per quanto riguarda i giocatori, i Planeswalker Point, incluso il login utilizzando il numero di CI, saranno disponibili fino al 27 maggio. Potremo quindi guardarli, scaricarceli, copiarceli in caso volessimo farci un viaggio sul VR dei ricordi per ricordarci di quel particolare GP, di quel PTQ, di quel campionato cittadino in cui abbiamo trionfato, insaziabili, instancabili, completamente inarrestabili. Ma dal 27 maggio in poi, che in realtà è 25 maggio, insomma, sono date un po' incerti, ma concettualmente il periodo è quello, tabula rasa, rimarrà solo nella nostra testa, nei nostri ricordi. Come annunciato l'anno scorso, i buy guadagnati con i Planeswalker Point non saranno più offerti per quanto concerne i Grand Prix. Aggiungo nota a parte che ho letto su un altro articolo: i Planeswalker Point verranno utilizzati ancora per qualche Grand Prix fino al 2021, anche un po' per assestare i vari sistemi, poi svaniranno nell'aria. Per molti giocatori questo significa la fine di un'era. Il numero a 4 cifre del proprio numero di CI era qualcosa come, vabbè, questa questa è una cosa un pochettino per addolcire la pillola e tutto quanto. Un piccolo pezzo della storia di Magic se ne sta andando, ma un futuro più luminoso e soprattutto più connesso tra le piattaforme ci aspetta. Ok, teniamocelo in fermo per dopo. Per quanto riguarda i futuri giochi, partite, tornei in negozio e per quanto riguarda gli eventi di eSport, quindi quelli fatti su Magic Arena, comprate Magic Arena, su Magic Online, comprate Magic Arena e su tutto quello che riguarda quello che è virtuale, porca puttana, comprate Magic Arena, ok? Insieme a un altro sacco di opportunità, presto ci sarà bisogno del Wizard Account, che comunque se siete già iscritti su Magic Arena, ok? Avete già probabilmente fatto, comunque basterà tipo attivarlo del tutto, bla bla bla. Tra l'altro il nostro Wizard Account funziona anche con Magic the Gathering Companion App, che non avevo idea fino a stamattina cosa fosse, ma l'ho provata, l'ho scaricata. È un'app molto interessante che ci permette di organizzare tornei. Quindi qualora dovessi tipo organizzare il mio torneo come Duel Tube Channel, avrò l'app apposta sul cellulare per inserire dentro le persone. Ci ritornerà utile. Penso che questa app poi in futuro verrà implementata appunto con i dati e i numeri del Wizard Account, anche se è tutta un po' una speculazione. A fine articolo probabilmente avrete capito perché questa è tutta una speculazione, perché questo video è una teoria complottata. Col passare del tempo, la Wizard of the Coast rilascerà nuovi attrezzi e piattaforme che continueranno a vedersi tutti interconnessi appunto col Wizard Account in un unico sistema. Quindi tutti i precedenti account delle varie cose si ricongiungeranno all'interno di questo Wizard Account, che praticamente sarà il nuovo numero di CI. E se non l'hai ancora fatto, questo è un momento fantastico per iscriversi e farlo. Ma se hai un numero di CI memorizzato. No, dov'è l'altro pezzo? Ah, no, era la frase sopra. Ma se sei già iscritto a Magic Arena, probabilmente il Wizard Account ce l'hai già. Ok. Per quanto riguarda i negozi, il futuro, per quanto riguarda i negozi, non è solo luminoso, più luminoso e più connesso per i giocatori. Ma se è connesso, non vuol dire che è tipo online, quindi virtuale, perché l'ultima volta che ho controllato, virtuale e negozi fisici non erano molto la stessa cosa. Comunque, beh, quello che concerne i negozi praticamente è semplicemente che i negozi avranno un nuovo software per andare a gestire meglio i loro eventi, che si chiamerà Wizard Event Link, che andrà a sostituire il VPN, cioè il Wizard Player Network. Concettualmente è questo. Il futuro. Il futuro sta per donarci un sacco di migliori esperienze di gioco tra negozi, giocatori ed eventi intorno al mondo.
Non è ancora spiegato come e avrei voluto che fosse spiegato come, perché questo articolo ha detto un sacco di cose, ha fatto un sacco di panegirici, di indoramento della pillola su quello che stanno facendo, ma non ci è stato mai detto perché hanno cancellato il numero di CI e soprattutto come e perché intendono farlo, come intendono sostituirlo, come perché tutte queste cose qua. Avrei apprezzato un pochettino di spiegazioni in più. Ora, concettualmente il succo dell'articolo è questo: toglieremo il numero di CI, sarà disponibile ancora per un mese scarso sul suo sito, potrete guardarvelo, copiarvelo, sbavarci sopra, ricordarvi di quando eravate più giovani e con le figurine sempre in mano. E non ci saranno più i buy, non ci saranno più tutte quelle interazioni che avevano a che fare con il numero di CI per quanto riguarda il gioco organizzato, che in questo momento si nota molto poco visto che il gioco organizzato reale non esiste. E ce la butta lì dicendo c'è appunto del Wizard Account, del Wizard Companion, che è questa app per fare gli accoppiamenti dei turni degli incontri. I negozianti avranno l'Event Link come nuovo VPN, ma mi lascia un sacco di domande. La prima domanda che mi viene in mente da fare è perché? Probabilmente, semplicemente perché ora che Magic si sta spostando molto online, ci sarà bisogno di un sistema adesso collegato. Molte persone mi hanno fatto presente il fatto che in realtà poteva non essere così problematico spostare i dati del numero di CI su quella che dovrebbe essere poi il database del Wizard Account. È vero che il numero di CI esiste più o meno da 20 anni e tipo 16 diverse generazioni di programmatori ci sono passate attraverso in mezzo. Quello effettivamente può creare molti problemi, ma molta gente l'ha interpretato come l'ennesimo segno che la Wizard non sia minimamente in grado di interagire con la sua fanbase, perché tanta gente, i famosi Timmy e Johnny Player che popolano il mondo, avevano caro poter avere sempre sotto mano la cronologia delle partite, i ricordi di quel torneo fatto bene, di quel campionato cittadino che gli ha fatto dire: ah, oh, voglio diventare un pro player, voglio andare, voglio fare. La Wizard probabilmente se ne è sbattuta le scatole perché è più semplice fare così e ha deciso che sarà fatto così. Io lo vedo come un altro piccolo passo verso quel piano non troppo segreto, nemmeno troppo nascosto, di far morire il cartaceo. Ora, quando ho iniziato a giocare io, i punti di CI davano sostanzialmente due cose. Ricordo di averci fatto anche un video, credo 2 o 3 anni fa, qualcuno me l'aveva chiesto, in cui spiegavo più o meno come funzionava questa cosa. Magari se lo trovo ve lo linko, ma sostanzialmente le cose erano queste. Superati i 500 punti annuali, c'erano due classifiche: la classifica totale di tutti i punti che accumulavi in tutta la tua vita, e la classifica annuale. Se alla fine della classifica annuale avevi più di 500 punti, eri automaticamente iscritto ai campionati nazionali. Quindi quando facevano i campionati nazionali potevi andare lì e dire: io ho 570 punti, mi iscrivo, ricevevi una promo. Mi ricordo che ci hanno dato come promo Geist, Thalia, la Fetch bianco-blu, quello. E superati i 1300 punti avevi un bye a tutti i Grand Prix della successiva stagione. Un bye vuol dire una partita vinta di default, quindi a un Grand Prix sostanzialmente sono tipo 13 turni più o meno, 12-13 turni sparsi in 2 giorni, tu arrivavi lì già con una partita vinta. Questa era sostanzialmente una buona cosa perché ogni tipo di torneo dà dei punti: 3 punti per una partita vinta, 1 punto per una partita persa, 0 per 3 punti per una partita vinta, 1 punto per una partita pareggiata, 0 per una partita persa. Questi tornei hanno anche dei moltiplicatori. Il normale FNM ha un moltiplicatore che vale 1, quindi una partita vinta sono 3 punti per 1. Un PPTQ ha un moltiplicatore di 2, una partita vinta sono 3 punti per 2, 6 punti, quindi tipo
vincere 5 partite a un PPTQ vuol dire fare 3 per 5 punti, 15 per 2, 30 punti. E sono abbastanza punti se si vuole arrivare ad averne 500 per arrivare ai nazionali. Ok. Ancora prima che arrivassi io, c'erano anche promo, no, non erano promo DCI, adesso non mi ricordo bene come si chiamavano, erano praticamente questo genere di carte textless. Quando ti iscrivevi al programma appunto DCI, davi anche il tuo indirizzo, i tuoi recapiti, e man mano che guadagnavi tot punti ogni stagione ti mandavano una carta borderless, textless come questa. Questa è la prima che mi è venuta in mente, ma ce ne sono state molte altre. Col passare del tempo, piano piano, lentamente, in modo che meno persone possibili se ne accorgessero, la Wizard ha tolto tutto, ha tolto i campionati cittadini, che erano uno dei motivi principali per cui tu ogni sabato o ogni domenica andavi nel tuo negozio di fiducia a fare il draft, lo standard, l'esteso, il legacy, quello che richiedeva la programmazione, la cosa tutta, perché avevi bisogno dei punti, perché avevi bisogno di ottenere i vari bonus che questi punti ti davano. Hanno tolto appunto le promo DCI che venivano spedite ogni tot di punti. Quello era un po' difficile da fare effettivamente, perché spedire carte ogni mese un po' per tutto il mondo effettivamente aveva un suo costo, quello sono d'accordo. Hanno tolto col tempo un sacco di altre cose, e quelli che ne stanno pagando sostanzialmente sono i negozi, perché se io avevo bisogno dei buy per i Grand Prix, di quei 1300 punti per avere un buy ad un Grand Prix, dovevo andare nei negozi per giocare e accumulare punti. Se a questo punto andare nel negozio e accumulare i punti non mi dà i buy, non mi dà l'accesso ai nazionali, non mi dà le promo, non mi fa avere tutti i premi che erano quelli del campionato cittadino, che onestamente, non essendoci stato, non so nemmeno quali fossero, ma insomma, avete capito dove voglio arrivare. Perché andare a giocare in negozio adesso? Certo, ovviamente ci vai perché ci sono i tuoi amici, perché ci puoi fare il commander, perché si possono fare due partite, ci si può comprare una bustina ogni tanto, ma sostanzialmente non c'è più il gioco organizzato, non c'è più la motivazione per prendere e andare a fare il torneo in negozio. E questo è sostanzialmente un passo avanti per dire: giocate su Arena, giocate su Arena. Non serve andare al negozio. Arena è gratis, certo, ogni tanto dovrete pagarvi le gemme se volete continuare ad aprire le buste e a farvi draft, a farvi i tornei. Però sostanzialmente Arena è gratis, con calma, senza spendere nulla, senza uscire di casa, senza andare nel negozio, potete fare le stesse cose che fareste nel negozio. Concettualmente è questo. Poi il fatto che ci sia un'altra cosa che non riesco a capire è il fatto che abbiano messo tutti questi nuovi programmi, il nuovo Wizard Account e il nuovo VPN, che sostanzialmente devono fare per forza la stessa cosa di quelli vecchi. Immagino che ci sia anche un qualcosa di più, un qualcosa magari di vantaggioso, non so, per i negozianti, ad esempio. Però se tu mi dici: ti tolgo il numero di CI che avevi tanto caro per farti un nuovo numero di CI che è praticamente la stessa cosa, uguale, 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 però decido io che voglio cambiartelo, io ci rimango male. Poi ovviamente magari tu hai in programma di dire: quel nuovo numero di CI magari ti fa, che ne so, adesso non mi viene in mente nulla, ti fa avere una busta gratis a settimana su Arena, per esempio. Però qui non è scritto. E anche se le intenzioni dietro possono essere delle migliori, e ancora non lo sappiamo, attenzione, è un fail a livello comunicativo, perché sostanzialmente questo articolo ti dice solo che il vecchio numero di CI e il vecchio numero di CN viene cambiato per una cosa completamente uguale, perché abbiamo deciso così. Sostanzialmente è questo, è inutile che vieni a indorarmi la pillola dicendo che il futuro ci donerà sempre più luminosità e migliori esperienze tra negozi, giocatori e eventi in tutto il mondo, perché
non mi sta invogliando ad andare agli eventi, non mi sta invogliando ad andare in negozi, non mi sta invogliando nemmeno a darti particolarmente troppa retta, perché mi hai appena detto che mi stai togliendo il telefono per darmi un altro telefono, sostanzialmente, e c'era un po' su questo telefono, ma perché c'era l'app, me l'ho tenuto davanti, e sostanzialmente è vero che magari il nuovo telefono che mi darai magari avrà 2 giga in più di memoria, avrà una promozione che mi permette di chiamare in Australia senza spendere un soldo, però tu qui in questo articolo non me l'hai scritto, mi hai solo scritto ti tolgo questo per darti questo. Quindi Wizard, o impari a esprimerti meglio o impari a pianificare meglio le tue azioni potenzialmente potenziali, non lo so. Per quanto mi riguarda, in realtà del numero di CI mi importa poco. C'è stato un periodo in cui ero molto più infoiato da questo genere di cose, ma non l'ho mai nascosto e comunque l'ho anche raccontato abbastanza di recente. Questo è quello che io percepisco da questo articolo. Ripeto, a me la cosa impatta poco, anche perché, quarantena a parte, purtroppo il mio livello di giocabilità attualmente era molto molto ridotto. Non vado più in giro a giocare come facevo una volta, quindi la cosa mi lascia abbastanza indifferente, però io riesco a leggere attraverso le righe, tra le righe, e dico, non mi stanno invogliando molto a riprendere, a girare, ad andare per negozi, ad andare a fare tornei. Vogliono che io stia qui seduto a giocare su Arena, e purtroppo, per fortuna, essendo che comunque ho anche la mia parte social con voi, dovrò continuare a farlo, e va bene, continuerò a produrre contenuti su Arena, su Magic Online, su quello che è, ma contestualmente non stanno sicuramente invogliando i giocatori a giocare nei negozi, a giocare competitivamente, ma a giocare in generale nei negozi. Ed è inutile che la Wizard regali box di mystery pack ai negozianti per far vedere che si ricordano ancora di loro. È inutile, è stupido. E questa è la mia opinione. La vostra opinione io la attendo calorosamente sotto nei commenti nel video. Mi raccomando, mi piace, like, condividete. Ci vediamo al prossimo video.